amici di Sasso Marconi, un saluto e un abbraccio grande come il Mediterraneo che separandoci in realtà ci unisce. Ma proprio grazie al Mediterraneo che sono giunto qui a Gaza il 23 agosto 2008 tramite con l'avventura epica rappresentata dalle navi del Free Gaza Movement. Quel giorno c'erano migliaia e migliaia di palestinesi ad attenderci lungo la costa per dare il benvenuto alle prime barche internazionali appodate al porto di Gaza City dal 1967, rompendo un assedio israeliano che via mare durava da più di 40 anni. Abbiamo portato aiuti umanitari e attivisti per i diritti umani da tutto il mondo, Israele compreso. Con una decina di questi attivisti a Gaza sono rimasto. Insieme abbiamo riformato il gruppo ISM Gaza. L'ISM, International Solidarity Movement, è un movimento pacifista non violento fondato nel 2001, fra gli altri, da Netta Golan, ebrea israeliana, Adam Shapiro, ebreo americano, e Weda Araf, palestinese con passaporto americano. Una ONG che si prefigge di salvaguardare i diritti umani della popolazione civile palestinese oppressa da più di 60 anni di occupazione israeliana. Qui a Gaza l'ISM aveva cessato la sua attività nel 2003, dopo l'uccisione da parte dell'esercito israeliano di due dei nostri compagni, Rachel Corrie e Tom Hartnell. Ricomposto il gruppo, ci siamo dati immediatamente da fare nel sostenere quelle che abbiamo ritenuto essere le prime urgenze di una popolazione civile ridotta allo stremo delle forze da più di due anni di assedio imposto da Israele. I valichi sigillati hanno comportato la completa polverizzazione delle attività industriali, riducendo a uniche attività di sussistenza qui a Gaza la pesca e l'agricoltura. Dovete sapere che nonostante le leggi internazionali riconoscano 20 miglia dalla costa acqua e sovranità palestinesi, l'assedio israeliano imposto in chiave di punizione collettiva impedisce ai pescatori di navigare oltre le 3 miglia dalla costa. Quando vanno oltre questo limite, i pescatori vengono attaccati dalla marina israeliana, vengono feriti, uccisi, le loro barche trivellate di colpi. Come scudi umani, io e i miei compagni dell'ASM accompagniamo i pescatori al largo delle loro legittime acque, oltre le 3, le 6, le 10, le 15 miglia, permettendo a questi pescatori di procacciarsi il necessario di cui vivere e contemporaneamente documentando i quotidiani crimini compiuti dall'esercito israeliano al largo delle coste di Gaza. Danneggiati, 1.460 vittime, il 90% civili, 433 bambini sterminati dall'esercito israeliano. Durante i 22 giorni di massacro, noi attivisti dell'ISM siamo gli unici internazionali presenti lungo tutta la striscia di Gaza. Ci tramutiamo in reporter per raccontare ciò di cui siamo quotidianamente testimoni, vale a dire una strage di civili. Oltre a scrivere articoli e a rilasciare interviste ai media di tutto il mondo, siamo impegnati come volontari sulle ambulanze palestinesi. Dopo aver bombardato moschee, mercati,
scuole, ospedali, la sede delle Nazioni Unite, l'esercito israeliano inizia ad attaccare proprio le ambulanze. Nonostante l'effettivo pericolo, decidiamo di continuare ad assistere i paramedici palestinesi. 13 di questi, dottori e infermieri, verranno uccisi nel compimento del loro dovere sulle ambulanze e negli ospedali. Voglio ricordare questi martiri come le persone più eroiche che ho mai incontrato in vita mia. As we got closer to the area, the ambulance stopped and the two medics got out, Hassan and his volunteer helper. Alberto was another international with me, he was filming. We started to get out, but the ambulance driver very quickly told us to get back in the ambulance. He was a bit harsh about it because he was worried that we would be shot and perhaps even provoke some shooting. So we stayed in the ambulance, but kept trying to film from within. And so we saw Hassan and Jamal approach the dead body. We could see it lying in the center of the road. They approached it, they were carrying a stretcher. They bent over and put the body onto the stretcher. They picked up the stretcher on each side and they walked a few meters. And then we heard the shots ring out. And we saw the startled look on their face. And we were kind of looking around to see, you know, what was going to happen next. And we saw them keep walking with the stretcher amazingly, and more shots rang out. And they walked quicker, and then they dropped the body and they ran. And then after that, we couldn't see them. And the ambulance started to move. And so it was very disorienting because there were still shots. I kind of curled up instinctively, even though I wanted to be outside, but they had told us not to be outside, and it really felt like the shots were going to come into the ambulance, so I was kind of a little bit curled up. But also looking around, trying to see out, but I couldn't see out. There's no window on this side, and there's a window here, but the men have gone over to this side, so I was very worried, and I kept saying, "Where are they? Where are they? We can't leave without them." And then after what seemed like a very long time, which was probably only about 10 or 15 seconds, finally I heard them getting into the ambulance, and the ambulance drove off very quickly, screeched off. These men are incredibly brave men who, every time they go out in their ambulances, they know they're risking their lives. But they do it nonetheless because they have integrity and because they need to reach the people that need help. I would ask people outside of Palestine to try to imagine being injured and calling for help and not getting that help because your aggressor is preventing the ambulance from reaching you. Try to imagine watching your child or your family member bleed to death, die, lying for days without medical care because of these types of aggressions from Israel. 18 gennaio 2009 è terminata l'offensiva israeliana denominata Piombo Fuso sulla striscia di Gaza. Oggi il piombo non è più fuso ma continua a piombarci addosso a intervalli regolari. Dovrebbe esserci una tregua in corso, in realtà più di 20 palestinesi sono stati uccisi dalla fine dei bombardamenti. Alcuni di questi sono contadini di Khan Yunis. Se ai pescatori non è concesso pescare, ai contadini non è concesso coltivare le loro legittime terre. Quando lo fanno, come oggi, cecchini israeliani si appostano al confine e sparano con l'intento di uccidere o ferire questi civili disarmati. Anche in questo caso, con i miei compagni dell'International Solidarity Movement, documentiamo i crimini israeliani e cerchiamo con i nostri corpi di difendere queste vittime innocenti. I refuse to inform you that we will be here again.
That was inside here. Yeah. Was are you close. Okay? Are you hit? Whoa! Whoa! That was inside here. Was are you close. Okay? Are you hit? Okay, no, it's okay. Cari amici di Sasso Marconi, vi sono grato per il prestigioso conferimento che prima i nostri sforzi nella ricerca di verità e giustizia nella difesa dei diritti umani. Enzo Biagi diceva: la verità è come la poesia, non deve avere aggettivi, è libertà. Continueremo a fare delle nostre vite poesie fino a quando libertà non verrà declamata sopra le catene spezzate di tutti i popoli oppressi. Restiamo umani.